Ciao Ale, finalmente sei arrivato. Ce l'ho fatta, sono arrivato. Come va? Tutto bene? Bene. Hai già sistemato tutte le canne? Sì, sei arrivato un po' in ritardo, ho già lanciato tutte e quattro le canne. Come ci siamo sistemati? Allora, ti spiego. Ho visto un branco di pesce sotto questa riva qua, quindi alla destra della nostra postazione. Un branco importante di pesci, in mezzo a quei pesci c'erano anche alcune koi molto interessanti. Molto buono. E quindi ho deciso di mettere due canne, una proprio attaccata alla riva, quasi proprio sotto riva, un metro e mezzo da riva, l'altra appena più staccata. Idem sulla sponda sinistra, la sponda corta del lago, ho visto un altro branco di pesce, uno spot molto invitante, un albero che entrava in acqua, ho posizionato anche la due canne, una più sotto e una più fuori. Quindi lo stesso metodo di pesca, possiamo dire, ho pasturato in maniera abbondante con mais, fioccato e pellet. E niente, speriamo. Hai visto anche lì per caso già qualche branco che si muoveva? Sì, ho visto qualche pesce, alcune koi anche là, sono molto speranzoso, quello è uno spot che conosco già. Speriamo che tra stasera e domani uno degli spot ci regali almeno una koi, almeno. O comunque qualche pesce che ci faccia andare a casa soddisfatti. Speriamo bene, dai. Per quanto riguarda la pastorazione, invece, abbiamo deciso di utilizzare fioccato di mais, pellet e granaglie varie. Per questo tipo di pastorazione, essendo che stiamo pescando nell'immediato sottoriva, non abbiamo bisogno di utilizzare lo spomb o il cobra, in quanto ci basta la paletta semplice per andare a pasturare. Questo tipo di pasturazione entra in pesca molto più velocemente rispetto alle boles, in quanto abbiamo poche ore a disposizione e quindi abbiamo preferito utilizzare questo tipo di esche.
Siamo alla fine della sessione, avevamo già smontato tutto il campo, telecamere comprese. È partita una delle due canne che erano rimaste in pesca e non ci credevo neanche io quando l'ho vista. È arrivato proprio il pesce che cercavamo da tutta la sessione. Guardate. Una bellissima koi, bianca e nera, con un paio di macchie colorate sulla testa. Un pesce veramente stupendo. Bellissimo.